Ah, sicuramente noi oggi abbiamo fatto una buona partita. Non è vero che non abbiamo sofferto, anche perché la squadra avversaria aveva iniziato abbastanza bene. Poi siamo stati bravi noi subito a concretizzare le occasioni create. Faccio un grosso in bocca al lupo al Fronti, che si può salvare, secondo me, perché ho visto una buona squadra. Non è stata una squadra remissiva, quindi noi siamo stati bravi perché noi avevamo voglia di vincere, va bene così. Senti, alla luce di questo risultato si può pensare magari di passare delle feste magari sicuramente tranquille, ecco, anche se certamente tu credo che in questo periodo te lo hai sempre intenzione giocatore. Ma sicuramente, perché non è che oggi dovevamo venire a fare qua una scampagnata, dovevamo stare attenti, giocavamo fuori casa contro una squadra che aveva fatto degli acquisti importanti, quindi siamo stati bravi a non prendere sotto gamba la partita. E adesso durante le vacanze di Natale lavoreremo tanto per farci trovare pronti. Va bene, come hai visto i nuovi acquisti oggi in campo? I miei? Tutti bene, sono Russo, ha fatto un'ottima partita, Scalese quando è entrato si è fatto trovare pronto, ha fatto un paio di azioni bellissime, si è anche creato l'occasione per segnare, ha perso il tempo, però tutto sommato tutto a posto. Penso che abbiamo fatto una discreta partita, chiaramente il tasso tecnico degli avversari era nettamente superiore, non dobbiamo commettere ingenuità come quella del primo gol, dove abbiamo toccato palla con la mano in maniera clamorosa. Certamente se spiani la strada così alla prima in classifica poi diventa tutto molto più complicato. Ovviamente, ripeto, non è questa la partita nostra, il nostro campionato dobbiamo giocarlo con altre squadre. La sosta adesso chiaramente viene in un momento in cui sono appena arrivati alcuni nuovi giocatori che avranno modo di integrarsi, avranno modo di lavorare, conoscere meglio i compagni e avremo modo di compattarci e ritrovare le energie per. Però Giulio, posso fare una considerazione? Non sono un po' Sì. troppi i punti messi in casa, questo dico, dovrete perlomeno fare qualche impresa fuori, ecco, questo. Sì, il discorso non è che è dentro o fuori. Al momento stiamo facendo come punti sia poco fuori casa che in casa, per cui al di là dell'aspetto casa oppure partita fuori casa, insomma, bisogna fare bene ovunque. Logicamente in casa dobbiamo fare molto, molto di più.